Buonasera, Don Darigì, l'avete sentito nell'anteprima, in apertura ancora il cadavere di Castrovalva, l'argomento quantomeno della settimana, l'amara scoperta grazie alla placca e alla vettura transitata sul casello, parla il comandante della sezione dei carabinieri, un'amarezza anche per gli investigatori, sentiamo tutto nel nostro servizio. Una scena toccante, forte, un corpo privo di ogni dettaglio che ne favorisse la riconoscibilità, anche parzialmente sfigurato, probabilmente per l'azione di animali selvatici, sono le parole del comandante della sezione provinciale dei carabinieri dell'Aquila, Nicola Mirante, che interviene a proposito dell'inquietante storia del cadavere di Anversa degli Abruzzi. Le indagini dei carabinieri hanno dato un nome a quel corpo anonimo trovato abbandonato, nudo, violentato dalla lucida freddezza con la quale uno o più dei suoi figli non si sarebbe fatto scrupolo di togliere ogni dignità alla salma del proprio padre in cambio di una pensione a fine mese. Non si erano voluti arrendere i carabinieri del nucleo operativo abruzzese, avevano continuato a indagare sotto traccia, una volta risaliti all'identità del corpo grazie alla placca inserita a seguito di un intervento al femore, per il quale si presume dunque che il povero Bruno Del Negro fosse allettato. Da quel momento, in assenza di alcuna denuncia di scomparsa e la pensione regolarmente spesa attraverso il conto corrente su cui era versata, ha cominciato a prendere sempre più corpo la ghiacciante verità e il sospetto nei confronti dei più stretti congiunti. Per ora abbiamo degli indizi importanti che hanno fatto emergere dei dettagli che anche per noi, che siamo abituati a confrontarci con eventi drammatici, hanno lasciato un senso di amaro in bocca, continua il comandante, ricordando che le telecamere di sorveglianza installate nel l'autostradale di Cocullo avevano rilevato la presenza di una vettura compatibile con quella di uno degli indagati, con la compagna per soppressione di cadavere, con gli altri per truffa all'INPS, uso indebito di carta di credito. Ulteriori indagini stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio della dinamica di questo crimine, probabilmente proprio a partire dall'intervento di ricostruzione del femore e da quell'allettamento. Forse l'inizio della fine di Bruno Del Negro, infermiere, artista, persona apprezzata, ben voluta, che non meritava un destino tanto umiliante e crudele. Continuano a ripetere da Trani quanti lo conoscevano, ma anche gli Anversani che lo avevano adottato. La cronaca giudiziaria, 4 kg di hashish nell'auto senza patente, non parla davanti al giudice ma dà in escandescenza nel corso della convalida, resta in cella il 38enne Corriere Romano. Sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio. Si è avvalso della facoltà di non rispondere AG, 38enne di Roma, arrestato con 4 kg di hashish in auto dalla Guardia di Finanza di Sulmona nell'ambito dei servizi di controllo del territorio svolti nei pressi del casello autostradale di Prato La Peligna. Il giovane, difeso dall'avvocato Giovanni Tripoli del Foro Romano, ha dato in escandescenza questa mattina nel corso dell'udienza di convalida celebrata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona Francesca Pinacchio. Avrebbe minacciato ritagliarsi, avrebbe dato sfogo a tutta la sua rabbia, tenendo particolarmente impegnati gli uomini della polizia penitenziaria che hanno riportato la calma. Il GIP ha quindi convalidato l'arresto, eseguito in flagranza di reato dalle Fiamme Gialle, applicato la custodia cautelare in carcere, dove il 38enne, soggetto con evidenti problematiche, era stato tradotto nelle ultime ore su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica Stefano Iafolla. Secondo quanto ricostruito, il giovane, che si sarebbe spostato dalla propria residenza con il bracciale elettronico applicato a seguito del divieto di avvicinamento all'ex compagna, avrebbe condotto il corriere della droga fino al casello di Pratola dove ha trovato i finanzieri a posto di blocco. Lì sarebbe stato perquisito e fermato. Dagli accertamenti è emerso che lo stesso viaggiava con 4 kg di hashish destinati verosimilmente al mercato locale dello spaccio. Inoltre guidava senza la patente di guida che non avrebbe mai conseguito. Da qui le manette ai polsi che hanno portato il giudice oggi a convalidare l'arresto e a confermare la custodia cautelare. Ulteriori indagini saranno eseguite per risalire ai potenziali destinatari del carico di droga. Intanto resta grave, continua a lottare tra la vita e la morte, la poliziotta di 54 anni è rimasta coinvolta nel tragico schianto sulla statale 17 lo scorso martedì tra Sulmona e Pratola Peligna. Nella giornata di oggi è stata sottoposta a un doppio intervento nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, alla stabilizzazione del femore e della colonna vertebrale. Un intervento doppio, delicato, propedeutico al trasferimento a Teramo che sarà eseguito probabilmente la prossima settimana tra
martedì e mercoledì, dove è presente un centro specifico per la cura delle complicazioni dell'apparato respiratorio. La situazione resta complicata, a detta dei sanitari, per questo in tanti sui social e in città continuano a fare il tifo per la poliziotta di 54 anni, ancora in coma farmacologico dopo l'incidente. Ed ora la sanità, un mese di attesa per esami del sangue. A Sulmona pazienti, ma non troppo. Scatta la protesta, attenzione per una donna che addirittura aveva minacciato perfino l'intervento dei carabinieri. Facciamo il punto nel nostro servizio. Un mese d'attesa per le analisi del sangue all'ospedale di Sulmona. A farne le spese è stata una donna di mezza età che l'altro giorno si è recata al CUP di Viale Mazzini per prenotare il prelievo ematico, prima data utile per la metà di agosto. Una prestazione di routine che a quanto pare richiede tempo e pazienza per poter essere erogata. La donna ha protestato con la direzione sanitaria del nosocomio Peligno, minacciando perfino l'intervento dei carabinieri. Alla fine, pur di accorciare i tempi, si è rivolta ai privati con aggravio di spese. Quando sono andata allo sportello per prenotare, qualcuno mi aveva suggerito di andare a Popoli. Ritengo che tutto ciò sia inaccettabile. Possiamo tollerare attese per prestazioni più impegnative, ma un mese per gli esami del sangue mi sembra assurdo e paradossale, tuona la donna. In realtà non si tratta di un caso isolato, a giudicare dalle continue segnalazioni raccolte ieri anche dal Tribunale per i diritti del malato, tant'è che la coordinatrice Katia Puglielli ha scritto all'ASL per chiedere lumi. Sembrerebbe che sia per il ritiro dei referti che per effettuare la prestazione si debba attendere almeno un mese, circostanza che dirotta inevitabilmente i pazienti sui laboratori privati. Vorremmo dunque capire a che punto si trova l'azienda nella gestione del recupero dei dati hackerati e come mai ci sono questi tempi di attesa, interviene la Puglielli. Per la serie, pazienti, soprattutto in ospedale, ma non troppo. Ci fermiamo con la prima parte, a tra poco con le nostre notizie. Un servizio senza pensieri scegli Elettrofire, vendita al dettaglio e ingrosso di stufe, camini, caldaie, inserti a pellet e legna. Le migliori aziende del settore come Clover, la Nordica Extra Flame e tante altre. Vendita di pellet certificato e legna a bancale. Si effettuano consegne a domicilio a norma di legge. Ci occupiamo delle pratiche conto termico e delle agevolazioni fiscali. Inoltre, per un servizio completo, siamo partner di aziende specializzate e professionali. Neri non solo spazzacamino, installazione e assistenza di stufe a legna e pellet, pulizia e montaggio, canne fumarie civili e industriali. Noleggio piattaforme aeree con e senza operatore per lavori in quota. Lavori di edilizia e tanti altri servizi per aziende e privati. ME Impianti. Realizziamo i nostri lavori con professionalità e serietà con una particolare attenzione verso tutte le innovazioni tecnologiche. Ci occupiamo di consulenza, progettazione, installazione e manutenzione di impianti idrotermosanitari, pannelli solari, impianti a pavimento e climatizzatori. Massima attenzione e puntualità nei tempi di riconsegna del lavoro. Elettrofire, Neri non solo spazzacamino. ME Impianti, solo il meglio per un servizio completo, professionale e senza pensieri. Alle Terme in Popoli, grazie ai naturali benefici dell'acqua solfurea Decontra, potrai prevenire e curare i disturbi della respirazione, dell'orecchio medio, osteoarticolari, della pelle, della circolazione e gastrointestinali. Tutti i cicli di cure termali sono convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, alle Terme potrai trovare un centro specializzato in diagnostica, riabilitazione in acqua, motoria, vascolare, respiratoria e tubarica. Per info e dettagli chiama lo 085 98 77 81. Terme in Popoli, il centro termale riabilitativo d'Abruzzo. Edison è a Sulmona, in via San Polo 18.
È l'azienda leader nella vendita di macchine e attrezzature per l'agricoltura e il giardinaggio. DR Didascanio. Officina, assistenza e consulenza specializzata. Vasta gamma di ricambi plurimarche. Concessionaria Honda, Husqvarna, Maschio e Kuhn. Rivenditore ufficiale trattori Carraro e Same. Configura la tua macchina in tempo reale con tutti gli accessori e in pochi minuti saprai disponibilità, prezzo e tempi di consegna. DR Didascanio. Strada statale 17, bivio per Rocca Casale. Da DR Didascanio trovi tutto per la realizzazione e la manutenzione del giardino. Semi per l'orto, terricci e concimi, impianti di irrigazione per orto e giardino, terricci professionali e sementi delle migliori marche. Seconda parte, ripartiamo da Introdacqua con i fuoristrada che rovinano i sentieri in montagna, per questo il sindaco li frena, arrivano i divieti con apposita ordinanza. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Il rally rovina la montagna, il sindaco frena i fuoristrada, accade Introdacqua dove il primo cittadino Cristian Colasanti ha adottato l'ordinanza attraverso la quale viene istituito il divieto assoluto di percorrere strade al di fuori di quelle individuate su mappe ufficiali che consentono l'accesso ai rifugi alle pendici del Monte Genzana, lato di Sant'Antonio, nonché lato Valle di Cutri. Un provvedimento resosi necessario dal momento che nell'ultimo periodo sono stati riscontrati e segnalati danni sulle strade dovuti a mezzi non autorizzati, quali fuoristrada, quad, enduro, che non utilizzano la carreggiata idonea ma effettuano fuoripista, creando smottamenti, spostamenti notevoli di terra che durante le piogge bloccano la carreggiata esistente. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa che oscilla da 50 a 500 euro. Non un divieto ai fuoristrada, né una chiusura dell'arteria, ma un intervento a tutela tanto dell'aria quanto degli automobilisti e della sicurezza, ha commentato dato il sindaco Colasanti. Maturità come riscatto al carcere di massima sicurezza di Sulmona, diploma dietro le sbarre per 14 studenti ristretti dell'istituto agrario. Sentiamo tutto nel nostro servizio. 14 studenti ristretti dell'Istituto Agrario di Prato La Peligna hanno conseguito il diploma nel carcere di massima sicurezza a Sulmona, una forma di riscatto, come ricordano dell'Istituto, poiché la scuola nel contesto carcerario è fondamentale e ha notevole valore, in quanto permette ai detenuti di completare gli studi interrotti, di conseguire un diploma di maturità. Studiare in carcere rappresenta un percorso di formazione che molti detenuti scelgono frequentando le attività didattiche per 5 anni, alla fine delle quali devono affrontare l'esame di Stato. L'esperienza in qualità di presidente degli esami, racconta Agata Nonnati, è stata una tra quelle che nei miei 40 anni di scuola considero tra le più significative che abbia mai fatto sul piano umano e professionale, evidenziando l'emozione e il grande desiderio dei detenuti di mostrare il meglio di sé con l'aiuto di quei docenti che ogni giorno scelgono di fare scuola in un luogo dove la straordinaria presenza dimostra come quelle ore di lezione possano rappresentare una speranza che illumina le giornate grazie al rapporto umano che accende motivazione e desiderio di apprendere. Ora la Villa Comunale di Sulmona ha consegnato il primo lotto dei lavori, ma incivili sulle aiuole appena rifatte, per questo si è reso necessario l'intervento, l'appello della Polizia Locale. State a vedere nel nostro servizio. Da pochi giorni sono stati completati i lavori del primo lotto nella Villa Comunale che hanno riguardato l'area del circoletto. È bello rivedere la villa animata dalla presenza di tanti bambini e ragazzi, ma è altrettanto importante che i lavori realizzati in questa prima fase vengano rispettati, affermano dal Comune di Sulmona, che ha ricevuto segnalazioni riguardo il mancato rispetto delle piante di glicine e delle aiuole appena messe a dimora. Gli agenti della Polizia Locale hanno già effettuato controlli e ammonizioni. Invitiamo
tutti cittadini, al rispetto che la villa comunale merita e in generale al bene comune cittadino. Proseguono da Palazzo San Francesco questi interventi realizzati grazie al contributo della Fondazione Carispac, attesi da tempo, restituiranno lustro, decoro al bellissimo giardino di Sulmona, biglietto da visita del centro storico. Sulmona bella e pulita siamo noi, conclude il comune. I corsi per alimentaristi, l'ASL fa ripartire il servizio dopo la nuova sede concessa dal comune di Sulmona. Sentiamo tutto. Ripartenza sprint a Sulmona voluta dalla direzione aziendale dei corsi ASL per alimentaristi, 25 attestati a seduta, 300 al mese. Il servizio SIAN, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la cui referente è Laura Pelino, che rientra nel Dipartimento di Prevenzione diretto da Massimo Ciuffetelli, nonostante le difficoltà dovute all'aggressione hacker e al Covid, ha rimesso in moto un'attività essenziale per chi lavora in campi come ristorazione, bar, macellazione. I corsi vengono impartiti dalla stessa dirigente. Con il team, la macchina organizzativa si è rimessa in pista con rapidità grazie alla preziosa collaborazione logistica del comune, che permetterà di smaltire le richieste dell'utenza a cui non si è potuto dar corso per l'emergenza Covid. La nuova location dell'attività formativa per alimentaristi è ubicata in via La Valletta, sede della Protezione Civile. Si tratta di un locale di proprietà del comune che sindaco Di Piero e la Protezione Civile, con molta sensibilità, hanno messo gratuitamente a disposizione. Anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Pedali pronti per le 21 biciclette consegnate questa mattina nel cortile di Palazzo San Francesco all'associazione La Fenice Onlus di Sulmona, la cooperativa sociale Il Girasole di Raiano e al comune di Castelvecchio Calvisio. Il sindaco Gianfranco Di Piero e l'assessore comunale Attilio D'Andrea hanno salutato i destinatari delle biciclette, sottolineando il senso di solidarietà dell'iniziativa. Le bici erano state abbandonate, trovate in diversi punti della città. Successivamente sono state custodite nei magazzini comunali. www.ondatv.tv, il nostro sito internet dove potete seguire le notizie in tempo reale, anche la nostra pagina Facebook. Bene, io mi fermo qui, grazie per essere rimasti con noi e a tutti buon fine settimana, buona domenica.